Giovedì 30 giugno si è svolta la cerimonia di intitolazione della Scuola dell'Infanzia del Borgato a Mondovì alla memoria di Angelo Albengo, cavaliere della Camera d'Italia, evento organizzato dal Comune in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Mondovì 1. Mi limito a ringraziare tutti voi per essere intervenuti qua e tutte le persone che hanno collaborato per arrivare a questo risultato, che non è stato facile, frutto del lavoro di alcuni anni prima di ricerca mio negli archivi di famiglia e poi di tutte le persone dall'asilo, dall'amministrazione che mi hanno aiutato. Più di tutti, e sono sicuro di non fare torti, il dottor Marco Botto. Grazie. È stata veramente una pedina insostituibile, senza di lui non saremmo qua, non solo per l'aiuto insostituibile, ma anche per la sua rete di conoscenze, di amicizia, perché lui a Mondovì conosce tutti, ha reso possibile mettere insieme tutte le anime di questa iniziativa. E la figura, credo che tratteggerà brevemente la figura del nostro trisnonno, ci sono altri fratelli e nipoti qua con me, il professor Iannello, per cui io non lo faccio io, invece vorrei che Marco dicesse due cose, perché veramente... Davvero? Sì, se non fosse per lui non saremmo arrivati a rendere onore a questo personaggio veramente importante, che ha fatto tanto per la città di Mondovì e che fino ad oggi era praticamente sconosciuto. Esattamente, questo è il grande, come dire, la grande utilità sociale e culturale che deriva da questa intitolazione, cioè scoprire un nostro concittadino, compatriota, io sono un borgatese, di cui dobbiamo ogni volta di più essere orgogliosi, quanto più leggiamo i testi e le memorie che parlano di questo personaggio. Ma pensate cosa vuol dire nel 1840 un borgatese che parlava quattro lingue, e ne parlerà poi Agnello con molto più competenza. Io ricordo alcuni aspetti che mio padre mi citava del Borgato, che era un borgo popolare, perché qui c'erano molte fabbriche, era un borgo dove, comandante, diceva mio papà, i carabinieri non venivano qui, perché non erano ben visti, almeno diciamo così. E oggi i tempi sono cambiati. Quindi pensate i problemi di carattere sociale che c'erano, e una figura di questo genere che ha voluto intervenire. Ma poi, insomma, io non voglio anticipare quello che dirà il dottor Iannello, ma il fatto di aver pensato a questa scuola come luogo di formazione non è soltanto beneficenza del fare la carità, dare qualche soldino, formare le persone per il futuro. E questa è una delle cose, secondo me, più significative di questo personaggio.